Siano lodati Gesù e Maria. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. Se avete fatto attenzione, la messa di Pasqua comincia con questo bellissimo annuncio, l'antifona d'ingresso. Veramente risorto, sottolineato, veramente. Cioè, quello che noi oggi celebriamo è un fatto realmente accaduto. Però non tutti ci credono. Veramente significa due cose. Uno, come sempre hanno predicato fin dai tempi apostolici tutti i grandi predicatori, San Pietro, come abbiamo ascoltato nella prima lettura, i padri apostolici, i padri della Chiesa, Cristo è risorto nel suo vero corpo, non è semplicemente apparso uno spirito glorificato, l'hanno toccato, ha mangiato con loro, si è intrattenuto, un corpo vero, glorificato, ma come il nostro. Uno. Due, la risurrezione non è una favoletta inventata, non è una leggenda, d'accordo, o una pia illusione, è risorto. No, no, è veramente risorto. Il problema è che questo fatto è inaccessibile a noi, perché come dicevo già questa notte, come tutti i racconti della risurrezione fanno vedere, Vangelo di Marco in particolare, nessuno ha visto il fatto della risurrezione, nessuno. Perché l'angelo dice, dite ai miei apostoli di tornare in Galilea, lo vedranno là. Che cosa ha fatto Gesù in Galilea? Nei 3 anni di vita pubblica, cosa ha fatto Gesù in Galilea? Ha predicato, ha parlato, e tra le tante cose che ha detto, cosa aveva detto per 3 volte? Ai suoi apostoli e anche alla gente. Guardate che tra poco andremo a Gerusalemme e io a Gerusalemme sarò flagellato, crocifisso, sputacchiato, condannato, messo a morte, ma il terzo giorno risusciterò. Quindi tornate lì perché voi crederete e avrete accesso alla risurrezione nella misura in cui credete alla parola annunziata e date il significato giusto a quel fatto che vi faccio vedere, che non è la risurrezione, ma è una pietra rotolata e un angelo che dice la stessa cosa che aveva detto Gesù, è risorto, non è qui. Quindi, cosa è successo? Questa è la prima grande domanda che tutti dobbiamo porci oggi, nessuno escluso. Tu ci credi che Gesù è veramente risorto? Ce lo dobbiamo chiedere tutti, io me lo devo chiedere per me, io vi assicuro che ci credo, che è veramente risorto nel suo vero corpo e che la risurrezione non è una leggenda, io non ho fatto la ragione della mia vita di questo fatto qui, Quindi, ma ci crediamo tutti quanti sul serio, perché il Signore, la fede nella risurrezione da cosa viene? Dall'ascolto della parola, quindi dall'aver creduto ad una parola, chiaramente confermata con una serie di segni, no? Dicevo nella messa precedente. Anche nell'Eucaristia noi non vediamo niente. Perché molta gente non va regolarmente a messa? Io ho sempre pensato, perché non si rende conto di quello che accade, ma ogni tanto nostro Signore qualche spia ce la dà. E questa spia, attenzione che se ce la fa conoscere poi, quando saremo morti, nostro Signore ci chiederà conto. Sapete che a Lanciano è custodita un'ostia, che è carne umana, e che sono 1200 anni che sta lì. Capite? Questo, e l'hanno analizzata recentemente, noi che siamo intelligentoni adesso, così, no? Cioè, noi adesso che siamo tutti istruiti e scienziati, sappiamo che è impossibile che un pezzo di carne viva, perdonatemi perché questo è quell'ostia, l'hanno analizzata, resista per 1200 anni, capite? Provate a lasciare un pezzo di carne in giro, vedete quanto tempo resiste, insomma, no? Quindi, che significa questo? Punto interrogativo. Significa che qui, sull'altare, non si scherzi. Qui non è un gioco, questo non è un rito fatto tanto per farlo, ci vado, non succede niente. Noi siamo però tutti quanti, la fede è l'atto libero per antonomasia, nostro Signore ci aiuta, ce lo propone, ce lo annunzia, ci dà dei segni per portarci lì, ma il nostro sì è un sì personale, non fa niente che siamo stati battezzati, né cresimati, questa è una cosa che va detta ogni giorno della nostra vita, va rinnovata col cuore ad ogni Pasqua.
durante la veglia pasquale, questa notte, spero tutti orgogliosi, perché stanotte si poteva essere orgogliosi, con le candele in mano, che sono il segno della nostra fede, abbiamo detto: io ci credo, io ci rinuncio al diavolo, io ci credo in Gesù Cristo, io ci credo nel Dio Padre, io ci credo nello Spirito Santo, tutti contenti, capite? Baldanzosi, ecco, perché di questo San Paolo dice: il vanto no, ma di una cosa noi ci possiamo vantare, della risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, questo certo che ci possiamo vantare, e anche del fatto che per sua grazia ci crediamo, e questo certo che ci possiamo vantare. Allora, secondo step, quindi, il fatto della risurrezione della nostra fede. San Paolo è sempre un grande maestro, ci sono due letture oggi che si possono fare come seconda lettura, una più bella dell'altra, infatti una l'abbiamo letta alla messa delle 9 e una adesso. Sentite che belle parole che San Paolo dice, perché come faccio a capire come e quanto la risurrezione del Signore ha inciso nella mia vita e come cambia il modo di vedere le cose se e in quanto accolgo la risurrezione. Tre parole, dice San Paolo, è molto breve e cercherò di essere breve anche io, andando verso la conclusione. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio, rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Allora, un uomo che crede nella risurrezione non è uno che sta con la testa per aria, che capiamo bene quello che sta dicendo nostro Signore San Paolo, che sta sempre così, no. Ma ci sono due modi di vivere e di pensare che sono speculari, sono opposti. C'è l'uomo celeste e l'uomo terrestre. Cosa pensa l'uomo celeste e cosa pensa l'uomo terrestre? Cominciamo dall'uomo terrestre. Cosa pensano gli uomini comuni, le persone normali? Vi faccio una domanda. Qual è il male più grande che deve essere evitato a tutti i costi? Che meno ci si pensa e meglio è? Questa è una domanda retorica, poi specialmente in tempo di pandemia. Qual è? La morte, no? E prima della morte, qual è l'altra cosa? Qui dalla curva c'è la Svizzera tedesca italiana che è sempre molto attenta. La malattia, la sofferenza. L'uomo terrestre campa, pensateci, cerca di evitare tutte quante le sofferenze possibili e immaginabili, fisiche, psichiche, morali e spirituali. Qualunque cosa che ti faccia soffrire, via. E cerca di evitare di allontanare il più possibile, quantomeno di non pensarci la morte. Oggi siamo arrivati al punto, perdonatemi, non voglio fare polemiche il giorno di Pasqua, che le persone stanno morendo e i familiari, pensando di fare un atto di misericordia verso la povera persona che sta morendo, non chiamano il prete, si dice così, perché se no si impressiona e così gli privano di un sacramento importantissimo e meraviglioso e lo fanno morire, perdonatemi, quasi come una bestiolina, cioè un figlio di Dio, un battezzato, senza manco i sacramenti. Perché, capito, non si tratta di giudicare la persona, cosa c'è dietro questo modo di pensare? C'è questa mentalità. Che cosa gli vuoi dire a questo? Che sta arrivando il male assoluto, l'estremo male, la morte? Noi glielo diciamo, così arriva e poi non ci pensa più. Oh, ma siamo sicuri che arrivata la morte poi non ci si pensa più? Cosa pensa l'uomo celeste? L'uomo celeste pensa tutto il contrario. L'uomo celeste non pensa che la sofferenza sia il male assoluto, perché nostro Signore oggi è risorto, ma venerdì santo stava in croce e ha detto ai suoi discepoli: chi vuole venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e ogni giorno mi segua. La sofferenza non è il male assoluto, il male assoluto è un'altra cosa a cui oggi non ci si fa caso, che è il peccato, specialmente quello grave, perché il peccato produce la morte dell'anima, e se io muoio in queste condizioni, questo la Chiesa ha sempre insegnato e questo è vero oggi, ieri, oggi e sempre, non è che dopo è finito tutto, dopo c'è la morte eterna. Non voglio rovinare il giorno di Pasqua, per carità, adesso vi facciamo un piccolo inciso, ma la morte eterna c'è ed è possibile, non è un gioco, non è anche questa una favola, una leggenda inventata dai preti quando la gente era ancora ignorante. Sapete che lì si vede ancora sulla destra, no? In quel resto di quel bellissimo affresco che chi lo sa se un giorno si restaurerà, sulla destra lì ci sta il diavolo tutto arrabbiato che, con 300 teste che si mangia le persone, quindi queste rappresentazioni artistiche violente che si facevano un tempo, no?
che oggi forse ci fanno un po' sorridere, certamente sono realtà, come dire, caricate, antropomorfizzate, ma secondo voi sono favole? Punto interrogativo. Allora, l'uomo celeste pensa questo: la sofferenza non è il male assoluto, il male assoluto è se io vivo lontano da Dio e se mi incontro con quella brutta realtà che è il peccato. Ecco perché la Chiesa ti dice: figlio mio, almeno una volta all'anno e almeno a Pasqua, confessione e comunione, perché la comunione è la comunicazione della vita di Dio in te, che a cui non puoi accedere però se stai ancora in peccato. Non si può fare la comunione senza aver fatto la confessione. Sapete che la Chiesa chiede ai suoi figli di confessarsi e comunicarsi almeno a Pasqua, ma chi non si fosse confessato, da parroco glielo devo dire, c'è tempo fino a Pentecoste, perché il tempo di Pasqua dura altri 50 giorni, ma è chiaro anche questo, la Chiesa lo raccomanda. Nessuno viene a cercarci col fucile, tantomeno il parroco, capite? Vi ripeto che tutte le cose che hanno a che fare con la fede interpellano la nostra libertà, così se uno, facendo un gesto che sperando che non si renda conto di quello che fa, ma farsi la comunione senza essersi confessato, che se potesse vedere che tipo di peccato fa gli prenderebbe un colpo, d'accordo? Molte volte si fanno queste cose senza pensarci, ma sono oggettivamente gravi. Allora, l'uomo celeste ragiona in questo modo. Come si vede anche un uomo celeste? Io l'ho già detto in qualche circostanza, no? Pensate alla grande prova che stiamo vivendo a livello globale, che può averci anche toccato o aver toccato qualche nostro familiare, no? Non è che non si soffre, attenzione, si soffre quando capitano certe cose, ma bisogna vedere come si vive la sofferenza. Tutto sta al come, d'accordo? Ecco, quindi sono tutte quante delle suggestioni che ci apre la dimensione della Pasqua, perché capiamo che quello che Gesù ha fatto e realizzato per noi non è qualche cosa che sta lì, non è né una leggenda né un qualcosa che è successo nel tempo e che oggi non c'ha più niente né da dirmi né da darmi, ma è qualcosa che è vivo e operante, mi interpella e mi interroga. Ci credo, vivo di conseguenza, sì o no? Queste sono le domande che ci portiamo nel cuore. Io spero che le risposte siano per tutti positive, e se non lo fossero non c'è nessun problema, perché nostro Signore pensa che non sia mai troppo tardi. Noi molte volte diciamo tanti no, lui dice sempre sì, e è sempre pronto ad aspettarci, è sempre pronto a darci una mano, a rimetterci in cammino, a farci ricominciare. Abbiamo le parabole evangeliche dell'operaio dell'ultima ora, quello che ci pensa all'ultimo momento e in un'ora fa quello che hanno fatto le persone con una giornata. C'è sempre speranza, c'è sempre tempo, c'è sempre possibilità. Ecco, l'unica cosa che non dobbiamo fare, come dice sempre San Paolo altrove, e concludo, è rendere vano tutto quello che il Signore ha fatto per noi, non pensandoci, non accogliendolo, non riconoscendolo, non credendolo, non facendolo parte della nostra vita, perché nessuno ci forzerà a farlo, ma se non lo facciamo, la vita terrena è molto peggiore e quella dopo la terra è meglio non parlarne nel giorno di Pasqua, non ce la roviniamo. E quindi santa Pasqua di resurrezione a tutti, il Signore è veramente risorto, alleluia. Siamo lodati Gesù e Maria.